solo tiro e due palle perse per Bellinelli, oltre a tre liberi, va per la schiena, inizia a parlare dei record del serbo, su 8 da 3 e sul contropiede Gamble sceglie di andare di nuovo sul perimetro, sul ribaltamento Alibegovic rinuncia alla tripla, chiamato per il blocco da Teodosic che rimane con Mazzola, palleggio, arresto, tiro in chiuso da raddoppio, perde palla, contatto con Paiola. Anche questo è un duello molto interessante, ovviamente su un altro standard anagrafico. Non osservo in qualche modo, non ti dà mai la possibilità di metterti e fermare. Sì, 250 meno di 13 minuti. È tantissima roba, se potessimo intervistare i due allenatori in questo momento secondo me direbbero cose irripetibili. Teodosic dopo la... Se fossi un pelino più egoista veramente diventerebbe a volte il giocatore che manca a Venezia. Gamble contro Chappell, si protegge con il ferro, Colao rischia l'infrazione di passi, nessuno lo aggredisce, non è una grande scelta, Markovic avrebbe potuto fare, wow, l'anticipo di Teodosic che lancia anche il contropiede a bassa ferma con grande carattere ed è stato di clamorosa utilità alla squadra. Qui abbandonato in angolo, giocherebbe forse molto molto di più, cioè al momento del bisogno è stato chiamato e dice presente. Questo secondo me perché De Raffaele è un bravo allenatore, perché De Raffaele è uno che tiene vivi i suoi giocatori da un punto di vista tecnico. Colao che prende forse un colpo in volto, almeno è questo che dà l'infortunio che lo ha tenuto ai box in maniera forzata, da lì in poi ha avuto una crescita esponenziale. La tripla di Teodosic in arresto e tiro di un fantastico Tonut. Completissimo, completissimo, da dietro l'arco, palleggio, arresto e tiro, andando fino in fondo e rimanendo sempre sotto controllo. Sulla conclusione di Bellinelli che aveva perso sulla linea di... Vedere il pallone, quello lì taglia sulla riga di fondo e tu lo perdi completamente, quando te ne accorgi... Poi prima di lui ne aveva spesi tre, Clark. Casarin... passaggi smarcanti i compagni. Teodosic ha un'altra occasione per mettere la testa avanti, la tripla del sorpasso, secondo fallo di Chappell e di squadra. Tessitori riceve il pallone sulla rimessa, aspetta Teodosic, gli consegna il pallone, lo scarico in angolo, Wims prende il passaggio a un compagno che controlla in traffico e poi fa quello che fa. Clark oggi non c'è, altro errore per lui dall'altra parte, a segnare da centro area dopo un'eternità, 12 per lui, parità, quota 69, Teodosic semina avversari e poi Reyer avanti. Teodosic si fa consegnare il pallone, poi spezza il raddoppio, fischi, saluto fra De Raffaele e Georgevic, tra poco.